L'interesse per l'uomo, il suo immaginario simbolico, le sue dinamiche culturali hanno da sempre interessato filosofi, pensatori e viaggiatori di ogni epoca. Ma è stato solo alla fine del secolo scorso che tutti questi studi e questi interessi hanno preso corpo in un'unica scienza, l'etnografia. Ebbene, uno dei pochi centri in Italia che si occupa di etnografia associata alla cultura visiva è in provincia di Padova, Monselice, e noi siamo andate a visitarla per voi. Nel 95 è nata, anche se diciamo come presenza a Monselice si deve andare al 2000, perché nel 95 è nata, ma ha lavorato soprattutto, si è mossa soprattutto all'estero e in modo particolare in Latino America e anche in altri paesi, ma non certo nel territorio nazionale. Dal 2000, a seguito di un incontro internazionale di antropologia applicata al cinema e al teatro, diciamo è stato il suo debutto nel territorio nazionale e a Monselice. E da quegli anni in poi ha iniziato anche a muoversi quindi nel nostro territorio, non perdendo comunque di vista quella che era la sua natura, diciamo, il suo interesse primario, che era soprattutto un interesse rivolto agli aspetti performativi delle varie culture, quindi di varie aree nel mondo, non solo quella, diciamo, della nostra regione o del nostro territorio nazionale. L'etnodramma sta a significare la capacità performativa, cioè quegli aspetti di teatralità in senso più lato, non il teatro come lo conosciamo noi attraverso la storia, ma tutti quegli aspetti teatrali che afferiscono anche a situazioni culturali diverse dal momento dello spettacolo, e possono essere i rituali, le feste popolari, le feste religiose, che comunque continuano a tenere dentro di sé un aspetto di teatralità. L'uomo ha una capacità straordinaria e spesso la si dimentica. Ogni cultura in qualche modo stabilisce dei confini, dei parametri all'interno dei quali la cultura si deve muovere. Però non sono verità assolute, sono verità che possono essere scardinate in qualsiasi momento, riviste, ma necessarie. Il teatro, la teatralità, gli aspetti performativi hanno questa grande capacità di aprire degli spazi-tempo brevi, può essere di un'ora, di due ore, di una giornata, all'interno dei quali mi è consentito di accedere a delle dimensioni che nella quotidianità non mi sono consentite. Ecco, questo mi affascina enormemente ed è il mio interesse e la mia professione. Il Centro Studi sull'Etnodramma ha dato vita quest'anno per la prima volta a settembre ad un festival documentaristico, uno dei pochissimi in Italia, di certo l'unico a Nord-Est. Un'edizione che è nata a seguito appunto di questi lavori già fatti come antropologo visuale, concepita a Buenos Aires nel 98, e quindi sono passati un po' di anni per arrivare a realizzarla. Ma devo dire che sono molto contento, perché intanto è un festival che si inserisce nel panorama nazionale in un modo quasi esclusivo. Noi abbiamo il Festival dei Popoli, che tra qualche giorno partirà a Firenze, che è un festival storico, che però negli anni, insomma, ha perso un po' questa caratteristica di festival legato esclusivamente all'etnografia, e poi il Festival di Nuoro, che però è abbastanza localizzato. Ecco, quindi mancava forse uno spazio di questo tipo nella documentaristica, un festival del documentario a carattere etnografico. Sono felice perché come prima edizione c'è stata una buona partecipazione, abbiamo avuto più di 60 documentaristi che hanno coperto il territorio nazionale da Palermo a Torino, con tematiche tra le più varie, dall'immigrazione allo sciamano piuttosto dell'Ecuador. È stata una buona occasione per fare il punto sull'arte di girare documentari in Europa e sull'attenzione degli stessi documentaristi nei confronti del Nord-Est. Nel mondo della documentaristica c'è già una selezione, come dire, a monte. Chi si occupa di documentario in qualche modo ha già un po' più, diciamo, di esperienza sul campo, perché fare un documentario non è facile, e quindi si partiva già da un buon materiale di partenza. Per tradizione storica ogni paese, come dire, ha un interesse particolare rispetto a un'area piuttosto che un'altra. L'Italia da sempre, per sua storia, ogni volta che ha presentato qualche documentario l'ha sempre fatto puntando, diciamo, sulle nostre regioni del sud. Quello che si conosce come fenomeno nord-est potrebbe essere, come dire, oggetto di una documentaristica straordinaria per i prossimi 10 anni.
Il fenomeno nord-est se ne parla spesso in tutte nelle varie, voglio dire, occasioni, ma si racconta sempre una faccia di questo fenomeno nord-est, che è la faccia economica, la parte, voglio dire così, positiva di questa regione. C'è un'altra faccia del fenomeno nord-est che va altrettanto, che funziona benissimo nel suo malessere, e che è il fenomeno nord-est legato a, come dire, a tutto quello che è l'aspetto culturale e sociale, che invece crea grossi problemi, ha creato grossi problemi, li sta creando, e qui ci sarebbe un territorio straordinario su cui lavorare.